Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi siamo qui con un video un po' scabroso, un po' pruriginoso. Allora, vi voglio parlare già da un bel po' di tempo in realtà di questo profumo di Orto Parisi Seminalis creato da Gualtieri. Sappiamo che Gualtieri, quando crea qualcosa, c'è sempre da chiacchierarci intorno. Io penso anche che sia un po' una mossa di marketing, cioè sia un po' voluto questo per dare clamore al profumo, dargli delle ispirazioni un po' scabrose, dei nomi provocatori, ok? Penso che sia voluto, ma al di là di questo profumo se ne è detto di ogni, di questo Seminalis. Allora, io non ho la confezione, cioè non ho il pack, la boccettina vera del profumo, ma ho avuto nel corso del tempo più di un campione e li ho usati tutti. Quindi, e poi vi dirò anche come mai non l'ho mai comprato in full size. E quindi penso di poterne parlare abbastanza a ragion veduta, ecco. Questo profumo, il nome Seminalis vi rimanda subito a qualcosa, ok? Ed è proprio quella l'ispirazione, quantomeno in parte. È un profumo che vuole ricordare gli umori sessuali, non ben precisati da quello che ho capito io, non necessariamente femminili o maschili, mi è parso di capire così. Comunque vuole dare un rimando appunto agli umori che ci sono durante l'atto sessuale, misti a altro, alla pelle, al sudore, cioè un richiamo molto forte, molto intimo. Questa è l'ispirazione del profumo, anche se di intimo questo profumo secondo me non ha niente, perché è un profumo fortissimo e questo è il problema, cioè problema tra virgolette, cioè la motivazione per cui non l'ho mai comprato in full size, perché i campioni che ho avuto mi sono durati tantissimo e non ho mai sentito poi la necessità di comprarlo. Vi dicevo, è un profumo fortissimo come sillage e come persistenza, cioè è di tutti quelli che ho provato nella mia vita è quello più forte ed è anche appunto per quello che non mi attira così tanto l'acquisto della confezione, perché io non sono amante dei profumi troppo forti. Detto questo, oltre a essere così forte, è un profumo che divide tantissimo il pubblico, quindi o lo amate tantissimo o lo detestate, e se lo detestate vi dà proprio nausea, ok? È un profumo controverso, un profumo chiacchierato anche per questo, molto particolare, che si fa anche fatica a descrivere, proprio perché le note sono segrete volutamente, anche quella per me è una mossa di marketing, però vabbè. Non si sa esattamente cosa c'è all'interno, quindi ho sentito speculazioni di ogni tipo sulle componenti di questo profumo. Io cercherò di descrivervelo a modo mio, ma la cosa migliore è andarlo a sentire. Ok? Ah, è fortissimo, vi ripeto, questo profumo è fortissimo per i miei gusti, il mio naso troppo, è troppo forte, ma sono sicura che se vi piace, perché ovviamente potrebbe farvi schifo, se vi piace lo amerete, voi amanti, chiamo in causa voi amanti dei profumi molto forti e molto persistenti con un grande sillage, perché questo profumo qui, sicuramente se entrate in un ascensore, quelli che sono con voi nell'ascensore potrebbero morire, ok? È un profumo molto forte. Detto questo, difficilissimo descriverlo. Allora, la botta iniziale, quello che si sente di più, proprio perché è anche così forte, è una nota metallica, chimica, molto penetrante, però sì, forse la definizione migliore è metallica, che a me provoca salivazione, quando non uso così. E non so se fate caso che non lo uso da vicino. mi provoca salivazione, quindi è molto metallica, molto penetrante, si infila proprio nel naso, è pestilente questo profumo, ok? Adesso ve lo sto descrivendo come una cosa terribile, in realtà a me piace il profumo perché ne ho consumato 3 campioni, quindi però con molta parsimonia. Oltre a questa nota così metallica che rimane percepibile per tutto lo sviluppo, c'è sempre non vi so dire esattamente da cosa è data questa nota, io ci sento molte note di sintesi, molta chimica in questo profumo, secondo me c'è anche dell'ambroxan che è più nel fondo, quindi
si sente dopo ore, perché questo profumo dura tantissimo, ovviamente, più di 24 ore. Quindi nello corso delle ore viene fuori questa componente più simile alla pelle umana, anche vagamente morbida, vagamente muschiata, muschiata sicuramente c'è del muschio, credo del muschio animale, oltre che forse anche del muschio normale, un muschio bianco. E appunto viene fuori questa componente così più morbida, più talcata, più simile alla pelle, che secondo me è data anche in parte dall'Ambroxan. Ripeto, le note non si sa quali sono quelle vere, appunto, io, mi sembra di sentire anche questo. Mi sembra di sentire anche un qualcosa che mi richiama alla mente l'oud, ma l'oud non quello naturale, quello appunto sintetico, un oud un po' chimico, mi ricorda certi oud di Montal. Nel mix, perché è un mix, questo profumo non è tanto piramidale, è più un profumo circolare, sono tutte in, le sentite tutte insieme queste componenti, quindi è difficile un po' estrapolarle, però io ci sento anche un po' di quello. È un profumo che comunque ha una componente dolce, probabilmente è vaniglia, proprio vaniglia, sicuramente. Dovendolo in qualche modo inquadrare in una categoria, è un profumo dolce, ha quasi una svolta gourmand. Sicuramente questo qui ha delle note di latte, cosa che sapete che a me non piace. Infatti è l'unica cosa che mi disturba di questo profumo, oltre al fatto che sia molto forte, è proprio che io la nota di latte ce la sento. E siccome è una nota che mi dà così tanto fastidio, posso dirvi al 100% quasi che c'è. Ok? Quindi c'è una nota lattea. Ci sono sicuramente dei fiori difficilmente individuabili, secondo me c'è del mughetto, questo forse era stato anche detto, era una delle poche cose che era stata detta, che fosse presente il mughetto, perché dicono che il mughetto in qualche modo possa richiamare l'odore degli umori femminili, quindi penso che il mughetto ci sia, ma c'è anche qualcos'altro, potrebbe esserci della violetta. Potrebbe esserci del cacao, c'è questa morbidezza un po' con del carattere che potrei ricondurre al cacao, non sono certa. Potrebbe esserci anche qualche spezia, forse del pepe, del pepe nero, forse. Sicuramente. Una cosa che avvertite molto è la componente animalica, che poi non so se è muschio animale, se è il mix di tutto, però c'è, è dolciastro e animalico e ci sta visto l'espirazione, no? Se deve ricordare degli umori umani, noi comunque siamo animali, quindi ci deve essere questa componente animalica vagamente sudata, vagamente salina, c'è un. Anche una componente salina, nonostante sia dolce. Vedete quanto è complesso questo profumo? È veramente un enigma. Ed è un profumo che secondo me chiunque dovrebbe annusare, anche solo per farsi le proprie teorie mentali, per capire cosa c'è dentro. È divertente, interessante, a prescindere che vi piaccia o no. Oddio, se non vi piace è molto difficile annusarlo, proprio perché è così forte, quindi è proprio difficile. Molte persone avvertono questo profumo come puzza. Non è il mio caso, però è un odore altamente riconoscibile. Questo sì, se lo sentite, capite che è Seminalis. Sì, io ci sento, sì, della vaniglia c'è sicuramente. È proprio un enigma questo profumo. Ho cercato di dirvi le cose che ci percepisco in maniera più netta. Però è proprio difficile, quindi l'unica cosa che vi posso dire è di sentirlo. Sì, quelle cose che percepisco ve le ho dette tutte. Detto questo, ribadisco ancora una volta, è fortissimo. Quindi, se per caso vi piace che lo prendete, occhio. Alla dose, perché è veramente forte questo profumo, rischiate di intossicare tutti quanti. A maggior ragione che è un profumo che non piace a tantissime persone, proprio perché è così ricco di contrasti, perché ha questo rimando animalico così forte, quindi certe persone lo possono percepire come puzza. Anche se secondo me non è così, cioè, secondo me è un profumo, anzi, è un profumo molto profumo. Non so come dire.
Per me ha molto di chimico, molto di strutturato all'interno, non è un profumo che ricorda realmente qualcosa di molto naturale. Io lo vedo come molto artificiale, cioè lo vedo come un qualcosa di molto artificiale, molto costruito, che cerca di mimare un qualcosa di naturale, un rimando a qualcosa di naturale. È come se fosse un androide, ok? Un androide perfetto che sembra una persona, ma non lo è. Questa è la sostanza che mi dà questo profumo, è di un qualcosa che vuole essere un rimando a qualcosa di così carnale, così intimo, quando in realtà è un profumo estremamente strutturato, estremamente anche chimico. Io ci vedo tanto laboratorio dietro questo profumo qua. Resta il fatto che è unico, quindi sicuramente ve ne volevo parlare e sicuramente vi invito a sentirlo, è proprio qualcosa di unico. Detto questo, un commento un po' più personale che potrà far storcere il naso. Forse a qualcuno. Dopo un po' di ore, non subito, perché all'inizio questa botta così tanto penetrante e metallica permane per tanto, quindi ci vogliono un po' di ore, però dopo un considerevole numero di ore, sapete che io spruzzo molto spesso il profumo qui, quando lo risento sulla mia pelle, sui vestiti, ma soprattutto l'effetto che fa la mia pelle, mi rimanda a qualcosa di molto specifico e ripeto, vietato ai minori questo pezzo, ok? Questo video è un po' così. Mi rimanda l'odore che ha la mia pelle se c'è stato sopra dello sperma. Prendete con le pinze questa cosa, ok? Sono una donna che ha passato i 30 anni, quindi certe cose si fanno, ok? Su di me questo profumo, dopo tante ore, è molto simile all'odore non dello sperma in sé, ma all'odore della pelle su cui c'è stato dello sperma sopra. Chiusa la memoria olfattiva. Spero di non aver sconcertato nessuno, ma il rimando proprio emotivo più vicino che mi dà questo profumo qui è quello. Lo trovo molto simile perché ha appunto la componente della pelle. La pelle umana un po' sudata, c'è quella vaga salinità. C'è un aspetto di dolcezza, perché comunque la mia pelle ha un odore piuttosto dolce, piuttosto mielato. E c'è appunto c'è questa componente di dolcezza, comunque anche lo sperma in parte ha una componente di dolcezza nell'odore. Ci sono delle note però pungenti, quasi disturbanti, che nel profumo è questa componente così metallica, così chimica, che comunque anche lo sperma ha, però appunto col contatto con la pelle, soprattutto con la mia pelle, vengono un pochettino smorzate quelle componenti così pungenti, e per questo che vi ho detto il profumo dopo delle ore, e rimane appunto questo sentore, sì, un po' salino, un po' metallico, ma allo stesso tempo dolce, un po' latteo e animalico. Questo mix qui è molto simile al profumo, quindi per quella che è la mia esperienza, se l'intento di Gualtieri era quello di rimandare ai fluidi corporei, comunque a un qualcosa di così intimo, sessuale, eccetera, nel mio caso ci è riuscito. Vi piaccia o no, l'esperimento per me è abbastanza riuscito. Detto questo, non è un profumo che uno ha voglia di indossare ogni giorno, perché è molto particolare e molto forte. Quindi, per quanto mi riguarda, la cosa che fa sì che non sia tra i miei profumi preferiti, che quindi io non l'abbia acquistato, è proprio la componente lattea, perché sapete che mi nausea. Quindi, se non ci fosse stata quella componente lattea, ma allo stesso tempo non avrebbe raggiunto lo scopo, cioè non sarebbe somigliato a quello che doveva somigliare, se non ci fosse stata, mi sarebbe piaciuto probabilmente di più e quindi forse l'avrei acquistato. Non l'ho mai acquistato per questo motivo, ma anche perché, ripeto, uno spruzzo 24 ore, ok? Spero di non avervi sconvolto troppo con questo video, ma un profumo così particolare volevo parlarne, ok? E quindi ci vediamo magari al prossimo video. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi ho schifato, se vi ha interessato, se lo conoscete, se vi piace, se non vi piace, perché ripeto, divide tantissimo il pubblico. Vi mando un bacione, alla prossima!